Io sento, io vedo, io parlo. Con questo slogan, a 5 anni dal massacro di San Marco in Lamis, in cui persero la vita i fratelli Luigi e Aurelio Luciani, vittime innocenti della mafia, la comunità, le associazioni guidate da Libera, le autorità e istituzioni di tutto il territorio di Capitanata hanno onorato il ricordo di quel tragico evento con una cerimonia commemorativa presso la Chiesa Madre del comune di San Marco in Lamis. Ennesimo accorato tentativo di sprone per la cittadinanza per non consentire che il tempo allontani il ricordo e il senso del sacrificio di 2 uomini, la cui morte ha segnato uno spartiacque nella storia della lotta alla mafia foggiana e nella costruzione di un futuro di legalità. Sì, oggi sì, io credo che la memoria è stata importante, il trentennale è stato importante, c'è il quarantennale che ci ricorda Pio Le Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa. Oggi, in un'altra parte d'Italia si ricorda Antonino Scopelliti, il magistrato che è stato ammazzato. Domani io sarò a Napoli, ricordiamo 2 ragazzi che preparavano le vacanze, li hanno ammazzati, li hanno scambiati, facessero il palo per un boss, il rivale. Dopo 5 anni è cambiato sicuramente tanto, c'è maggiore attenzione per questo territorio, per noi cittadini. Diverse operazioni di contrasto alla criminalità sono state portate avanti con successo, sicuramente sono convinta che tante altre arriveranno, però abbiamo bisogno ancora di più della presenza dello Stato. La mafia non va mai in vacanza. Cosa dite ai vostri figli? Come raccontate tutto questo? Beh, i miei figli, avendone 3, comunque siamo in una fase, 2 nella fase dell'adolescenza, quindi diciamo che hanno un po' la consapevolezza di ciò che è successo, a differenza di una bimba che oggi mi sta chiedendo quando arriva papà, dove sta? Voglio conoscerlo. E tu così rimani fredda.